Stavo facendo un riposino tra un link e l'altro. Mi sentivo quasi come Dracula. Comunque, bene, questa era l'ottava e l'ultima lotta di qualificazione della serie All Stars per accedere ai quarti di finale, e si qualifica anche Pussycat, che va a fare compagnia a Razor, Tornado, Wild Thing, Firestorm, Will Be Cheese, Beamont e Chaos 2, ovvero tutti i robot che si sono qualificati. Tutto chiaro? E allora, prima di chiudere, diamo il via al gran replay dei combattimenti di ieri e di oggi. Vai ragazzi, che intanto io mi trasformo in un liucantropo e mi torno a mettere nella cassa. Arr! Robot Wars Extreme, combattimenti senza esclusione di colpi. Razer contro Gemini per il torneo All Stars. Un Razer davvero affamato che ha affondato il suo becco rapace nella dura ma non abbastanza dura scorza di Gemini. Inutili sono stati i tentativi di ribaltamento robotico piazzati dalla seconda metà di Gemini per un Razer davvero troppo incattivito, un Razer scatenato che ha dovuto attendere il verdetto dei giudici ma ha saputo meritare per i danni procurati il passaggio del turno. Ancora immagini della cattiveria di Razer, che si è confermato uno dei pesi massimi di Robot Wars Extreme, nonché ancora una volta il numero uno mondiale delle guerre dei robot. Tutta l'esperienza sull'arena di Robot Wars Extreme. Tutto l'odio tra due robot sull'arena di Robot Wars Extreme nel combattimento tra 101 e King Bee Power Wars, due robot che addirittura avevano disputato insieme il torneo Tag Team Terror nella quarta serie, ma che si sono sempre roboticamente profondamente odiati, si sono ritrovati finalmente di fronte. 101 ha cercato più volte di sospingere King Bee Power Wars negli angoli pattugliati dagli House Robots. King Bee Power Wars, utilizzando la sua straordinaria velocità e motricità, è sempre riuscito a sfuggire alle ire degli House Robots, sempre tranne un'ultima volta, la volta fatale, la volta decisiva, quando Sergeant Bash e poi Shanto lo hanno circondato punendolo severamente per gli oltraggi che fino a quel momento aveva procurato agli House Robots. King Bee Power Wars, l'umiliazione del pozzo, con Sergeant Bash ad assicurarsi che King Bee Power Wars non possa ritornare da questa parte del mondo. Nello scontro a coppie Tag Team Terror, The Steel Avenger e Suicidal Tendencies non hanno avuto alcuna pietà del malcapitato Napalm e del suo compagno di avventura, Sir Cromalot. Napalm, dalla struttura decisamente tanto sgraziata quanto debole, è stato letteralmente fatto a pezzi e scaraventato fuori come inutile spazzatura da un Sir Killalot davvero infuriato, che ha voluto dire a Napalm: non c'è posto per robacce come te sulla superficie di questa arena di Robot Wars Extreme. Praticamente inutile anche la presenza di Sir Cromalot, che non è riuscito se non ad abbozzare un tentativo di ribaltamento per poi finire tra le braccia di Sir Killalot, infilato nel pozzo dell'oblio. Il trionfo di Steel Avenger e Suicidal Tendencies è stato decisamente totale. Dominio assoluto anche per Atomic 2 nello scontro successivo contro Mousetrap e Fighting Torque. Il ribaltatore anteriore potenziato di Atomic 2 ha disposto come ha voluto, sia di Mousetrap contato rapidamente da Refbot, sia di Fighting Torque, il robot scozzese venuto da Glasgow, che non è stato capace di fronteggiare la potenza ribaltatrice di Atomic 2, cedendo progressivamente spazio e pezzi che sono stati disseminati per l'arena. L'unico pericolo vero da parte di un robot per Atomic 2 è arrivato quando Mousetrap è ricaduto pesantemente al suolo dopo aver subito l'onta della catapulta, un'onta che non è stata risparmiata nemmeno a Fighting Torque. Dominio dunque totale da parte di Atomic 2, che ha voluto suggellare il suo trionfo con un'ultima ribaltata ai malcapitati tecnopatri venuti da Glasgow.
l'ultimo combattimento, il più atteso forse, quello tra due stelle di assoluta grandezza nel panorama delle guerre dei Robot Wars Extreme, Pussycat e Stinger, una sfida all'ultimo colpo. Stinger aveva iniziato in maniera positiva piazzando due ottimi colpi di martello con la sua tattica rotatoria, ma Pussycat, gattina dalle sette vite, ha saputo ritrovarsi e tornare a graffiare. Nelle immagini vediamo il momento decisivo del combattimento. I danni procurati dalla lama anteriore di Pussycat hanno convinto i giudici a scegliere in favore della creatura di Alan Gribble, che passa così il turno ai danni di Sting. Fizz. Non ci posso credere, il mio campione preferito! Vince sempre lei! È troppo forte! Anche oggi l'ha spuntata contro Stinger, che al suo confronto sembrava un bravo ragazzo. Ormai è lei la nuova leader del femminismo robotico, è la cyber sex symbol della galassia, l'oggetto del desiderio di tutti i forni e microonde della zona! Ma lo sapete di chi sto parlando? Di Pussycat. Vado a darle la bella notizia che la sta aspettando un agente della TV. Sì, ebbene sì, cari, la vorrebbero proprio come valletta per Sanremo. E noi ci vediamo intanto domani qui su Robot World. Ciao ragazzi, nel frattempo vorrei dirvi una piccola storia, la piccola fiammifera, vi piace? No, non vi piace per niente, poi in fisico non c'è neanche l'ambiente adatto.